Conosciuta nel mondo scientifico come Platyma thuidei, questa lumaca, balzata all'attenzione di molti blog online nelle ultime settimane, è stata rinominata Fire Snail, ovvero lumaca di fuoco. Il suo fascino è davvero unico, in quanto non esiste un'altra lumaca come lei in natura. Questo la rende unica e anche molto appetibile per i collezionisti di questi animali che pagherebbero cifre esorbitanti pur di averne uno in casa. Purtroppo. La sua caratteristica, oltre alla dimensione che può raggiungere facilmente i 30 cm, è il guscio completamente nero e la sua colorazione rossa in buona parte del corpo. Per vivere ha bisogno di una particolare condizione climatica che trova in natura solo in Malesia, in un'area non più grande di 100 km quadrati. La sua bellezza irresistibile per gli amanti della moda gotica la rende facilmente preda dell'uomo che usa il suo guscio per realizzare gioielli o per il semplice gusto di collezionarli. Le sue secrezioni inoltre sono molto gettonate per la creazione di prodotti per la bellezza. Non è infatti un segreto che la bava di lumaca sia un ottimo prodotto per combattere le rughe del viso. Nonostante la natura sia stata abbastanza chiara con la lumaca di fuoco, l'uomo, spinto dalla richiesta del mercato dei collezionisti, prova comunque ad esportare questo animale, cosa che risulta difficilissima, in quanto una volta portato via dal suo habitat naturale, muore. Il motivo è il clima e la possibilità di assumere le giuste quantità di calcio per la formazione perfetta del suo guscio. Se l'uomo smetterà un giorno di voler possedere tutto ciò che è in natura, si accorgerà che le sue manie di possessione altro non sono che contratti di affitto stipulati con la propria incoscienza. Novabe.com stupisce, diverte, ispira.